No, non accenderlo. Io ho fame. Pure io ho fame. Dai, tenete. Allora, com'è andato l'esame di matematica? Boh, io ho preso 2. Avanti! Buongiorno! In cosa posso esserti utile? Da quanto tempo ce l'hai? L'ho trovato in un cassetto di casa stamattina. Ah. Me lo potrebbe aggiustare? Puoi vedere tu? Ora io non ho tempo, puoi tornare domani. Ma io ho bisogno di questo orologio. Non essere insistente, ora io non posso. Ciao Viola, io conosco bene la tua mamma e la tua nonna. Mi scusi, ma io la conosco. Se non mi conosci ancora, presto mi conoscerai. Thank you.
Vedi, è un modello molto vecchio, risale a tanti anni fa. Allora oggi me lo può riparare? Ragazza, è difficile a dirsi. Alla tua domanda non so rispondere ora. Mi dispiace proprio che non funzioni, ora che ho deciso di portarlo. Così sono costretta ad usare il mio vecchio orologio abituale, perché quello corre all'impazzata. Ho bisogno di tempo, ragazza. Torna a casa. La prego, mi ascolti. Fa come ti ho detto, diamo tempo al tempo. Lei deve capire che era della mia mamma, prima ancora della mia nonna, che lo aveva avuto dalla mia bisnonna, che lo ricevette dalla mia trisnonna sul letto di morte. La mia famiglia se lo tramanda di generazione in generazione. Quando uno di noi muore, lo può portare il discendente. Peccato che non funzioni più proprio nel momento in cui è destinato a me. Potrei cercare altri orologiai, ma mi è stato detto che se volete solo voi siete in grado di ripararlo. Pazienta. Ma a casa non ho più una madre che mi aspetta. Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Il passato non esiste, in quanto non è più. Il futuro non esiste, in quanto deve ancora essere. Il presente è quell'istante inesistente di separazione tra passato e futuro. Non si deve dire questo è peggiore di quello. Perché tutto sarà riconosciuto giusto a suo tempo. Questo è l'orologio della vita. Ma allora è il tempo che è irriparabile, non l'orologio. Eh sì, questo orologio ruba un minuto ogni giorno. Quando la tua bisnonna lo ha tolto alla tua trisnonna, l'orologio segnava l'ora esatta. Poi ha cominciato a fuggire dal tempo, un minuto al giorno, fino a che il tempo non si è raggiunto. E dopo 1440 giorni è tornato in pari. Questo significa che quando se l'è messo la mia nonna era in pari? Sì, ed era in pari quando tua mamma l'ha tolto alla tua nonna. E ancora quando tu l'hai indossato. Perché, vedi, quando questo orologio torna a segnare l'ora esatta, chi lo porta? Muore. Thank you.
Possiamo rallentare il passare del tempo soltanto vivendolo. Ciao, Viola.